Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo video. Chiedo perdono assolutamente per essere stata così tanto assente in questi giorni, ma purtroppo non ho potuto registrare nessun video per problemini personali e quindi comunque sono tornata. Sono contenta di essere tornata con questo video che a me piace molto e che aspettavo con ansia di registrare perché si tratta della seconda puntata della rubrica Libri per pittori e non solo. Quindi partiamo subito perché oggi ho da consigliarvi tre volumi che per me come pittrice sono stati molto importanti per mandare avanti il mio mestiere, non solo da un punto di vista pratico, ma soprattutto per arricchire me stessa come pittrice. Quindi spero che i miei consigli possano servire ad arricchire anche voi. Ovviamente questa rubrica non è soltanto per i pittori. Il titolo che ho dato a questa rubrica è molto ironico, infatti è dedicato a pittori e non solo, quindi io spero che questi miei consigli possano essere interessanti un po' per tutti, sia per chi fa questo mestiere, per chi dedica la vita o parte della propria vita all'arte e chi magari effettivamente non solo lo fa di mestiere, ma è appassionato d'arte, di pittura e di qualsiasi altra forma d'arte, soprattutto arte figurativa che appunto ci dà la possibilità di lavorare attraverso l'immagine e pittura, scultura, disegno e quant'altro. Quindi iniziamo subito con la presentazione di questi tre volumi che, ripeto, per me come pittrice e come donna sono stati molto importanti nel corso della mia formazione personale e perché mi hanno, ripeto, arricchita molto da un altro punto di vista. Adesso vediamo perché. Allora, vorrei iniziare con il primo volume che si chiama Impariamo la pittura di Enrico Bai. Edito Burr, questa tra virgolette vecchia edizione, perché comunque la Burr ha ancora in catalogo questo saggio sulla pittura di Enrico Bai. Io l'ho presi, lo comprai nei primi anni del 2000 e lo pagai soltanto 6,71 euro in libreria, quindi nessun ordine, nessuno sconto, c'è cioè proprio il prezzo di copertina. 6,71 euro, quindi lo trovate lo stesso sia all'usato in questa edizione sia ristampato dalla Burr, sempre con la stessa copertina, questo quadro di Cézanne, e il prezzo è leggermente più alto, forse il doppio, o 12 o 13 euro, comunque è ancora in catalogo. Questo libro è del 1985, ma ripeto, io l'ho preso un pochino più tardi, nei primi anni del 2000, e devo dire che è stato un incontro piacevole con quest'autore. Enrico Bai è stato un pittore e scultore italiano, ma anche un saggista, quindi questo non è soltanto il primo saggio, il primo, l'unico saggio che trovate di Enrico Bai, ma ci sono altri saggi sull'arte appunto scritti da questo autore. Allora, diciamo come mai, perché vi sto consigliando questo libro? Perché questo saggio tratta il mestiere del pittore, il mestiere dell'artista, ma soprattutto ecco, del pittore, dello scultore, in maniera molto ironica, ma insegna molte cose per una professione, scusate, per una formazione personale, soprattutto interiore del pittore, che alla fine è la cosa più importante per chi fa il nostro mestiere, perché un
un artista, appunto, di chi lavora con le arti figurative, con l'immagine, a chi piace disegnare, a chi piace dipingere. E effettivamente i pittori stessi scelgono alla fine di fare questo mestiere proprio come uno stile di vita. Bisogna cominciare a pensare da pittori per poter essere pittori. E questo libro, diciamo che è entrato subito nelle mie corde, perché effettivamente Rico Bai riesce a parlare a tutti, quindi non solo ai pittori, con un linguaggio molto ironico. Io spesso ho riso leggendo queste pagine, quindi riesce a parlare in maniera molto ironica di pittura e non solo. Vi dico soltanto che, come potete vedere, ho sottolineato quasi tutto il libro, perché la maggior parte dei suoi pensieri, guardate qua che cosa ho combinato, la maggior parte dei suoi pensieri, delle sue tesi, di quello di cui effettivamente ci vuole parlare Bai, era appunto, ripeto, nelle mie corde, eravamo un po' simili. Il libro è suddiviso in capitoli con ognuno Bai dà a ognuno di questi capitoli un titolo diverso per spiegare un po' quello che incontriamo noi pittori quando, ecco, intraprendiamo questo mestiere. Ad esempio, vi faccio alcuni esempi di titoli di questi capitoli. Ecco, il quarto capitolo si intitola "La pittura si vende?", oppure un altro capitolo è basato soltanto su "La pittura a olio", "L'acquerello", "La pittura senza pennelli", "Le mani sporche", "Matite e pastelli", "La pittura murale e l'affresco". Poi qui che abbiamo "Visita a una mostra d'arte e riflessioni che ne seguono". Questo capitolo è sottolineatissimo. Poi ci sono anche delle immagini, come potete vedere, soprattutto magari, ecco, sui diversi stili di pittura. Ad esempio, faccio vedere questo, che è un'opera con l'aerografo, questa qui, e c'è la descrizione, ovviamente, linee colorate con diversi tipi di pennelli, questa qui, poi classificazione sistematica dei colori, Jackson Pollock che dipinge, questo qui, insomma. Sono anche... Ah, poi c'è anche la nostra tavolozza con i nomi italiani dei colori. Insomma, ripeto, ci sono molte immagini che descrivono quello che l'autore va a trattare, e i capitoli sono ironici, ma trattano tutto ciò che si può pensare quando ci si abbandona alla pittura. Ripeto, c'è un capitolo dedicato alle mani sporche, alla pittura appunto senza pennelli, perché ci sono tantissimi modi di fare pittura, di fare arte. Quindi io ve lo consiglio, perché effettivamente non è un saggio come tanti, ma è un saggio sulla pittura per capirla a fondo. Enrico Bai riesce a farci capire la pittura trattandone ogni aspetto, ripeto, anche le mani sporche della pittura, ma con un linguaggio molto 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 ironico, e che insegna molto. A me ha insegnato molto e ci sono subito entrata in sintonia. Quindi ve lo consiglio, perché, ripeto, è ancora in catalogo, oppure se volete lo potete tranquillamente trovare all'usato. Quindi "Impariamo la pittura" di Enrico Bai, edito Burr. Poi il secondo volume che vi voglio consigliare è un grande classico. Chi è che non lo conosce? Me lo dovete ancora dire, ma sicuramente lo conoscete tutti, e mi direte: ah, ma perché mi consigli questo grande classico se sono un pittore?
E adesso ve lo spiego. Allora, sto parlando ovviamente del Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, edito Feltrinelli. Questa è un'edizione di qualche anno fa, addirittura pagato pochissimo nella versione nell'universale economica Feltrinelli, a soli 5 euro, ora dovrebbe costare credo 7 euro. Allora, vi consiglio questo classico perché chi ancora non l'ha letto o chi lo vuole rileggere, bene, è un ottimo momento per rileggerlo. Perché? Perché ho cominciato a pensare che effettivamente per il mio essere pittrice, mi ha emozionato molto da questo punto di vista, quindi non mi ha regalato soltanto un'ottima scrittura che è quella di Wilde, quindi un'ottima prosa, personaggi forti, incredibili e soprattutto impossibili da dimenticare quando si legge Wilde, ma anche un approccio diverso all'arte e alla pittura, perché effettivamente Oscar Wilde non intitola questo romanzo Dorian Gray, no, lo intitola Il ritratto di Dorian Gray, in inglese The Picture of Dorian Gray, cioè il quadro di Dorian Gray. Esatto, perché in questo romanzo, contrariamente a quello che si vede magari nei film, nelle trasposizioni cinematografiche del ritratto di Dorian Gray, io ne ho vista una, anche questa dei primi anni 2000, che è tremenda, quindi non vi consiglio quel film assolutamente. Io non vi consiglio per niente questo adattamento cinematografico perché l'ho trovato tremendo, perché si concentra volutamente, ok, questo l'abbiamo capito, però si concentra un po' troppo sul personaggio di Dorian Gray e sulla sua vita dissoluta, che alla fine, sì, diciamo che prende in prestito dal romanzo questo personaggio per farne un film un pochino più trasgressivo, tra virgolette, però ecco, alla fine il risultato è stato molto povero, molto scarso. Perché? Perché effettivamente non c'è profondità nell'adattamento cinematografico, cosa che invece è presente nel romanzo, perché il messaggio del ritratto di Dorian Gray non è tanto quello di appunto ritrarre la vita di un uomo dissoluto, no, al contrario, è appunto quello di riflettere su ciò che fa e ciò che viene ritratto nella sua vita. Quindi in questo caso, ecco perché ve lo sto consigliando, perché nei film di solito non si dà molta importanza o perlomeno nell'adattamento cinematografico che ho visto io, non si dà molta importanza all'arte e nemmeno, ecco, al senso del libro, cosa che invece nel romanzo è molto presente, perché, ripeto, Oscar Wilde intitola il romanzo Il ritratto di Dorian Gray. Infatti il vero protagonista del romanzo non è il personaggio di Dorian, ma appunto il ritratto e soprattutto la figura del pittore che lo ritrae. Allora, il pittore in questo caso è un amico di Dorian Gray, Basil, che lo ritrae proprio perché affascinato dalla bellezza unica di questo ragazzo, di Dorian. E però che cosa ci trasmette? Ripeto, nel romanzo è molto presente il confronto con il pittore, il confronto con il ritratto. Perché? Perché tutti sappiamo che questo ragazzo dalla bellezza sfolgorante fa una specie di patto col demonio e quindi tutto ciò che lui fa di negativo, di dissoluto, non va a deturpare il suo aspetto, che rimarrà sempre bello, ma gli effetti di queste sue scelte, a volte anche criminali, se proprio vogliamo dire, perché Dorian si macchierà anche di omicidio,
andranno, diciamo, ad imbruttire non il vero Dorian, ma il ritratto. E vi dico questo perché effettivamente nel romanzo ci sono molti dialoghi con il pittore che a me hanno subito emozionato, hanno subito impressionato, cosa che, ecco, ripeto, nell'adattamento cinematografico non troviamo. Questi dialoghi con il pittore sono molto importanti e secondo me sono anche importanti da leggere e sono importanti perché effettivamente chi è pittore o chi non lo è può tranquillamente riflettere sulle parole di Basil, cioè il pittore che lo ritrae. Ovviamente non vi dico altro della storia perché la storia è molto complessa ed è bellissima, ricca di personaggi. Vi dico soltanto che in questi momenti, cioè nei momenti in cui l'autore si focalizza sul rapporto tra il pittore e il soggetto del suo ritratto, sono molto interessanti sia per chi fa il nostro mestiere sia per altre persone che magari vogliono capire più a fondo la pittura e soprattutto cosa vuol dire fare un ritratto. Quindi diamo un attimo un po' più importanza al personaggio di Basil, cioè il pittore amico di Dorian che realizza il suo ritratto, e proviamo a riscoprire questo romanzo anche da un altro punto di vista. Quindi vi consiglio tantissimo Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde nell'edizione Feltrinelli. Poi un ultimo libro, ne avete già sentito parlare nel mio ultimo wrap-up, quello di marzo. L'ultimo volume di cui voglio parlarvi è questo qui, Il pittore fulminato di César Aira, edito Pazzi al prezzo di 16 euro, come vi avevo detto l'altra volta, un pochino tanto per quanto mi riguarda, perché è un libro veramente breve, come avevo detto l'altra volta non conta neanche 94 pagine, quindi è, diciamo, un romanzo brevissimo o un racconto lungo di César Aira. E voi magari adesso starete per dirmi, ma come, non ti era piaciuto questo libro perché ce lo consigli? Ok, allora, non mi è piaciuto, no, non mi è piaciuto lo stile di scrittura qui, però questa è una cosa mia, cioè una cosa soggettiva. Per essere un pochino più obiettivi, diciamo, il romanzo è molto interessante e racconta effettivamente un pezzo della vita di un pittore che è molto interessante alla fine. Quindi il fatto che non mi sia piaciuto non vuol dire nulla, nel senso che non mi è piaciuto lo stile di scrittura. Quindi io in questo momento ve lo sto consigliando da pittrice, non tanto da lettrice, perché è un discorso un po' diverso. Ma da pittrice mi sento di consigliarvelo perché pur avendo uno stile di scrittura che a me non ha convinto, non è che lo voglio stroncare, non sono nessuno per stroncarlo, potete tranquillamente avvicinarvi anche voi a questo romanzo e dirmi se effettivamente a voi piace questo stile di scrittura. Quindi a me non è piaciuto per un gusto personale. Poi che sia interessante da scoprire, questo è così, cioè è oggettivo, non è soggettivo. Quindi vi dico un po' qualcosina che vi avevo già anticipato l'altra volta, cioè l'autore qui prende in considerazione un momento della vita di questo pittore, Johann Rubendas, che intraprende appunto questo viaggio nell'America Latina, Cile, Argentina, e a un certo punto rimane fulminato. Perché rimane fulminato? Perché, lasciato il suo amico, con il suo cavallo si avventura nel deserto, nella pampa argentina, durante un forte temporale.
E durante questo temporale, effettivamente, nella sua incoscienza, perché l'amico lo aveva avvertito che poteva effettivamente finire nei guai, ma lui se ne frega, diciamo, e preso il suo cavallo, parte comunque con l'idea di attraversare questo deserto in Argentina con appunto questa sua temerarietà del suo carattere, fregandosi completamente del temporale che incombe. E quindi un fulmine a un certo punto lo prende in pieno sulla testa, dando una scossa elettrica sia al suo corpo sia al corpo del cavallo. Quindi il pittore cade a terra, il cavallo cade a terra e si risveglia poco tempo dopo in compagnia dell'amico che lo porta via. E però questo crea forti danni alla testa del pittore, comincia ad avere dei dolori lancinanti, comincia ad avere delle allucinazioni, dei tremolii, degli attacchi, effettivamente degli attacchi quasi epilettici per la forte scossa che il suo corpo ha subito. Però questo non lo fermerà, cioè il suo essere pittore, la sua anima di pittore non si fermerà. Quindi è molto forte questo romanzo da questo punto di vista, cioè che nonostante tutti i guai che un pittore possa subire durante il corso della propria vita, un pittore non smette mai di pensare alla pittura. Quindi lui, pur essendo malato, pur avendo subito questo attacco fortissimo da parte della natura al suo stesso corpo, non rinuncerà mai a dipingere, non rinuncerà mai a dipingere anche scene molto forti, perché lui nasce come pittore di scene di battaglia, pittore di scene di guerra, di paesaggi, e non rinuncerà nemmeno a questo. Quindi lui, pur essendo malato, continuerà a dipingere fino alla fine. Quindi da questo punto di vista è un romanzo interessantissimo che effettivamente mi ha fatto scoprire, anche con uno stile di scrittura un po' particolare, qualcosa di nuovo. Quindi avvicinatemi a questo romanzo, perché è davvero breve, non è facilissimo da leggere, questo no, però è interessante e è qualcosa di nuovo, e effettivamente mi piacerebbe sapere se anche voi la pensate così, oppure se vi è piaciuto ancora di più o se vi è piaciuto meno. Quindi se vi va fatemelo sapere, perché effettivamente è un romanzo brevissimo, quindi alla fine, anche se è difficile da leggere, comunque il tempo è quello che è, sono poche pagine. Quindi ve lo consiglio di nuovo, Il pittore fulminato di César Aira, al prezzo di 16 euro, edito Fazzi. Bene ragazzi, io ho terminato qui, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto venire voglia di leggere questi libri. Ovviamente ditemelo nei commenti, lasciate un like se vi piacciono i miei contenuti, se vi è piaciuto questo video ovviamente. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e sotto trovate tutti i link dove mi potete trovare, oltre al mio canale YouTube. Quindi ovviamente vi lascerò anche i link dove poter acquistare o leggere questi romanzi che vi ho appena citato. Non sono, questo lo dico sempre nelle descrizioni, ma lo voglio dire anche nel video, non collaboro con nessuna casa editrice, con nessun sito, quindi i siti che vi consiglio sotto sono semplicemente siti dove compro io e dove effettivamente mi trovo bene ad acquistare i libri. Continuate a seguirmi, io spero che ci vediamo presto, spero di rivedervi di nuovo in settimana, stavolta incrociamo le dita, spero effettivamente di riuscire a registrare un nuovo video a breve. E niente ragazzi, io vi auguro una buona serata e noi ci vediamo alla prossima, ciao!